Prasa è un'azienda che lavora sostanzialmente su tre verticali, quindi quella della system integration, quella del rental e quella del broadcast. E noi abbiamo affrontato questo investimento su più direttrici. Una è quella dello stand per incontrare i clienti e dare proprio dei momenti di incontro. Un'altra è quella del palco live, che è forse l'elemento più significativo dal punto di vista dell'impatto di questa manifestazione, il live you play. E lì siamo presenti col nostro LEDWALL su un palco dove ruotano sei impianti audio, le luci, i mixer di tutti i colleghi che condividono con noi questo progetto. E l'ultima è una sala di incontro dove facciamo dei training informativi, delle pillole formative di 40 minuti sulle tecnologie più importanti che i clienti possono vedere qui, quindi nello specifico su Shure, su Powersoft, su Televic, che è la nostra nuova acquisizione conference, sull'Edwall di Absen, sul processamento di Novastar. E a proposito di questo ti dico che ti inviterò molto volentieri alla nostra sessione formativa, che potrebbe essere il primo step per convincerti domani a cambiare tecnologia, così la prossima volta magari l'intervista la facciamo con Shure. Scherzi a parte, tengo il microfono di un caro competitor ma anche un caro amico, quindi va bene così. Oggi la parte visual è una novità importante nel fatturato di Prase e nell'impegno di Prase. In realtà noi siamo entrati a parlare di tecnologia video già da qualche anno in termini di gestione e controllo. Poi in una sequenza di un triennio abbiamo messo prima la proiezione, poi i display, quindi prima Epson, poi LG, poi Sharp Neck e finalmente il LEDWALL. Il LEDWALL è il protagonista indiscusso di questa nostra edizione MIRTEC 2022, con i pannelli che vedi qui in stand, ma soprattutto con i 100 metri allestiti sul palco, con un virtual show che i nostri partecipanti possono vedere tre volte al giorno, che è veramente molto importante per vedere il contrasto dell'LEDWALL, il colore dell'LEDWALL, le forme, la profondità, la chiarezza delle immagini, bianco e nero e tutte quelle informazioni che i tecnici si aspettano di trovare su un palco live.